Dunque, immaginare la mia attività con il titolo di una canzone non è semplicissimo perché, ma forse mi viene in mente, sì, viaggiare di Lucio Battisti, volendo vivere il mio lavoro come in ogni progetto un nuovo viaggio che mi porterà nuove emozioni, nuove esperienze e nuovi arricchimenti che poi ovviamente diventano il frutto di un lavoro simbiotico tra quello che è quello dell'architetto e quello del proprio committente. Se invece dovessi immaginare il mio lavoro con il titolo di un libro, probabilmente mi piacerebbe immaginare la mia attività con l'immortalità di Milan Kundera. Credo che sia l'ambizione di ogni architetto immaginare che il proprio lavoro parta da un punto di partenza che è un'idea. Quindi l'astrazione assoluta e diventi invece materia, tangibile, un progetto che diventa realtà e che resti nel tempo, ecco, non so se addirittura immortale, ma sicuramente che duri a lungo nel tempo. Allora, se dovessi pensare alla mia attività con il titolo di un film, mi viene in mente Indovina chi viene a cena. È un film che amo per più ordini di ragioni. Innanzitutto mi piace moltissimo l'ambientazione. Una casa senza tempo che a distanza di 40 anni è ancora molto attuale. Amo il periodo, fine degli anni 60, inizi degli anni 70, che trovo anni di grande stimolo, e fermento architettonico. E poi mi diverte molto il paragone del subbuglio che porta novità in casa. L'ipotetica ristrutturazione, l'arrivo di un architetto con le sue idee che spesso sono innovative, diverse dalle abitudini che loro immaginavano, i committenti non sempre sono pronti alla novità e non sempre l'accolgono benissimo, ma con il tempo e con un lavoro diciamo a quattro mani tra architetto e committente, quella che può sembrare la trasgressione nell'accezione migliore del termine. Diventa invece magari la scelta più riuscita. Credo che per un architetto sia indispensabile non avere troppo i piedi piantati per terra. Forse inseguire un sogno, pensare anche ad un progetto che possa sembrare utopistico, è lo stimolo che alimenta l'idea, la progettazione, quella più innovativa. Cercare di raggiungere un sogno è lo stimolo dell'architettura. In verità io ho un po' di difficoltà a raccontare e a esprimere le emozioni che detta un progetto. Come nasce l'idea e diventa realtà, se vogliamo, è un mistero anche per me. È un po' come un innamoramento, è un qualcosa che ha del chimico, è un'alchimia. Quando entro in uno spazio che va ristrutturato, che va ridiviso, insomma, comunque rivisitato dall'architetto, è lo spazio stesso in genere che mi racconta e che mi fa capire come verrà. Cioè l'idea del futuro, di come sarà il suo progetto, prende forma nel momento in cui io lo vivo. Lo vedo e quando poi arrivo alla progettazione, in realtà prende forma da solo. So che è un concetto complicato, ma è proprio una difficoltà reale di esprimere una cosa che mi viene in modo istintivo. Non c'è una grande programmazione. Cerco di dare spazio all'istinto, mettendo insieme le nozioni tecniche che ovviamente ogni architetto dovrebbe poi considerare. Una frase sincera che rappresenta la mia attività e anche il mio studio, probabilmente è la frase di Goethe, senza fretta ma senza sosta. L'architettura, come tutte le idee, hanno bisogno di tempo per essere maturate e per essere sviluppate. Ma è indispensabile non fermarsi mai, è indispensabile fare, esserci sempre. Sono stata molto contenta di partecipare ad Architects Party, che ho trovato un'iniziativa nuova,
intelligente, estremamente stimolante, un modo informale e sicuramente più disinvolto rispetto a tante altre situazioni che si organizzano, tipo congressuali, eccetera, per far conoscere l'architettura, e un modo sicuramente spiritoso per mettere in contatto studi di architettura con grandi case del design.